Sciarra, che poi l'ha reso famoso e è stato anche il protagonista, lo ricordiamo, di Cesare deve morire, il film di Matteo Garrone, premiato a Berlino, e anche di Gomorra, l'altro film sulla criminalità organizzata. Bene, tra pochi minuti, dopo la nostra rassegna stampa, rimanete in ascolto.
Bene, allora riaccendiamo i microfoni qui da Radio Rete Edicole perché siamo arrivati puntualissimi alle 10.40 con il nostro appuntamento Libro Aperto, un appuntamento che ormai va in onda da qualche settimana e che segnala ai nostri ascoltatori che sono soprattutto edicolanti le ultime uscite in fatto di libri, uscite comunque interessanti, cose per le quali vale la pena appunto spendere un po' di attenzione. E oggi la nostra attenzione è su questo libro di Chiare Lettere, non saprei come chiamarlo, se è romanzo, autobiografia, perché è il canone classico di un romanzo, poi dopo spiegheremo perché con Salvatore Striano. Il libro si intitola La tempesta di Sassà, appunto. Abbiamo Salvatore qui con noi collegato. Buongiorno Salvatore. Buongiorno a voi. Ecco, dunque, è un libro, dicevamo, poco classificabile, nel senso che da una parte sembra un'autobiografia, dall'altra può essere un'opera teatrale, ma anche un saggio di pedagogia, un romanzo. La tempesta di Sassà parla del percorso di un uomo che appunto inizia la sua infanzia nella criminalità più o meno organizzata a Napoli e conclude la sua età adulta su un palcoscenico, ovvero appunto interpretando uno dei personaggi più importanti, Ariel, nella tempesta di Shakespeare. Che cosa ha fatto questo miracolo? Cosa ha permesso questo miracolo? Beh, innanzitutto la volontà di Salvatore di scoprire il suo lato nascosto e farlo attraverso un libro, farlo attraverso un percorso culturale, farlo attraverso il teatro. Salvatore Striano poi da quell'esperienza ha comunque colto altri spunti, un altro modo di interpretare lo spettacolo. È stato protagonista in Cesare deve morire, è stato un film premiato al Festival di Berlino, poi ancora in Gomorra. Insomma, attraverso il legno del palcoscenico, come lo chiama lui nel libro, ha avuto modo di scoprire una parte di se stesso, quella migliore, più bella, e soprattutto di renderlo come dire, un elemento a disposizione di tutti, perché come chiude proprio lui il libro, chiude il libro con un bellissimo capitolo dedicato ai ragazzi dentro una scuola, parlando proprio di questa trasformazione e della possibilità di cambiare la propria vita. Ecco, abbiamo cercato di spiegare in poche parole questo libro, ma il resto lo voglio appunto affidare a Salvatore, che ha attraverso questo libro fatto un grandissimo atto di coraggio, soprattutto nei confronti di se stesso. È così, Salvatore? Ecco, è andata giù la linea, purtroppo, adesso cercheremo di riacchiapparlo. Vediamo se riusciamo